Allora, io vorrei un po' fare rapidissimamente la storia, ma non tanto per autocelebrazione, ma per far vedere l'impegno delle persone che hanno operato dentro e fuori l'università per arrivare a questa città della scienza. Perché noi non abbiamo fatto una città della scienza, noi ne abbiamo fatte tre. E dico tre nell'arco di 5 anni per far vedere anche l'impegno delle persone, perché per fare tre città della scienza in 5 anni con un progetto che scadeva in una maniera micidiale, se no si perdevano i soldi, ovviamente è un'atmosfera un pochettino, diciamo, intensa e partecipativa delle persone. Come voi sapete, la città della scienza, diciamo, ha come iniziatore il preside Rizzarelli, il rettore Rizzarelli. Rizzarelli riesce a concepire questo grande progetto Catania-Lecce, inserisce varie iniziative e insieme al rettore Ferdinando Latteri, che poi sceglie la sede definitiva, ovviamente si realizza e nell'ultima parte c'è il mio contributo. Quindi si progettano due città della scienza. La prima parte, quella diciamo, che ha come riferimento il rettore Enrico Rizzarelli, che si sceglie il collegio gesuita che c'è alla parte alta del via Vittorio Emanuele. Diciamo quello che in dialetto siciliano si chiama ustaggiume, dove ci sono i cavalli, diciamo, che ogni tanto escono per, diciamo, le vie della città. Questo è un progetto bellissimo perché la sede è maestosa, diciamo, è ricca di storia e si fa un progetto dettagliato. Ovviamente nasce una questione di proprietà, di trasferimento, i famosi permessi, chi lo doveva gestire, di chi era la proprietà. E di fatto si ha un blocco. Diciamo la verità, ormai è passato un po' di tempo, politico a livello di regione siciliana, per cui non si poteva utilizzare quella struttura per fare la città della scienza. La struttura verrà rifatta, verrà gestita dalla regione siciliana e oggi io so che è stata ben rimessa, però nasce il problema cosa fare, perché ovviamente noi abbiamo in Sicilia moltissime strutture. Abbiamo moltissime intelligenze, però manca il carburante dell'imprenditoria che ovviamente dà un tracciato sul cosa fare per poter automantenersi perlomeno. Quindi si dedicano 3 anni molto intensi per la prima città della scienza. Ovviamente il progetto salta perché un blocco politico a livello regione Sicilia non poteva avere sbocchi, perché chiaramente, diciamo, io dico sempre la Sicilia è come la Danimarca, noi siamo un piccolo stato. Esattamente come la Danimarca, quindi quando si blocca Palermo si blocca la Danimarca, cioè tutti quanti, perché se noi vediamo il numero di università, popolazione, eccetera, la Sicilia ha quasi le dimensioni ottimali per una forte autonomia anche sulla carta, oltre che politica.